Ti stiamo per svelare un segreto che potrebbe rivoluzionare la tua esistenza in modo definitivo. Hai presente quella sensazione di essere trattenuto da una forza invisibile che ti impedisce di vivere appieno la tua vita? Non importa quanto tu ti sforzi, non riesci mai a raggiungere il successo, la felicità e il senso di realizzazione che desideri veramente? Ecco, ora ti sveleremo un segreto che potrà cambiare radicalmente la tua vita. Si tratta di una tecnica semplice, ma straordinariamente potente, che può riconfigurare il tuo subconscio e aprire le porte a un mondo di opportunità infinite. Se cerchi ogni giorno dei nuovi metodi per migliorare e cambiare la tua vita, inizia iscrivendoti al nostro canale. Ogni giorno creiamo contenuti che danno valore a migliaia di persone. Immagina di alzarti ogni mattina pieno di energia, motivato ed entusiasta per quello che la giornata ha in serbo per te. Immagina di attrarre abbondanza in ogni aspetto della tua vita, prosperità finanziaria, relazioni soddisfacenti, salute e profonda pace interiore. Immagina di liberarti finalmente dalle catene delle credenze limitanti e dei pensieri negativi che ti hanno trattenuto, e di raggiungere finalmente il tuo pieno potenziale come creatore consapevole della tua realtà. Se questa sensazione ti sembra un sogno, ti assicuriamo che non lo è. Eravamo scettici anche noi, fino a quando non abbiamo scoperto l'antica pratica hawaiana dell'Ho'oponopono. Ti spieghiamo brevemente le origini di questa pratica affinché tu possa capire esattamente come funziona dal principio. L'Ho'oponopono è un antico concetto polinesiano che nasce dalla credenza che la malattia, sia fisica che spirituale, sia causata dagli errori che facciamo. In passato alcune tribù pensavano che gli errori potessero provocare la rabbia degli dèi. Altri credevano che attirassero spiriti malvagi, mentre altri ancora vedevano il senso di colpa come causa del malessere. Ancora oggi, in alcune isole del Pacifico si crede fermamente che la rabbia e le emozioni negative danneggino la salute fisica. Poiché è impossibile non provare alcune emozioni negative, la soluzione proposta è la confessione. Si crede che tenere segreto il male che abbiamo fatto peggiori la situazione, ma quando confessiamo gli errori, questi perdono potere su di noi. Nel corso del tempo questo concetto si è trasformato nell'Ho'oponopono moderno, dove non è più necessario confessare i nostri errori a qualcun altro, ma possiamo farlo con noi stessi, considerandoci parte integrante dell'intero universo. Perdonare noi stessi significa quindi perdonare l'intero mondo e guarire una ferita condivisa. Questo antico rituale di perdono e riconciliazione ha il potere di trasformare la tua vita in modi che non avresti mai immaginato, semplicemente attraverso l'uso di alcune parole chiave. E la bellezza di questa pratica è che è accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie convinzioni spirituali o dallo sfondo culturale. Hai mai avvertito di vivere la vita come se avessi il pilota automatico inserito? Come se ci fosse una voce nel tuo subconscio che ti ripete costantemente che non stai sfruttando appieno il tuo potenziale? Non sei solo. Tutti noi portiamo dei sistemi di credenze e modelli di pensiero che ci impediscono di realizzarci appieno. Ma cosa diresti se ti dicessimo che c'è un modo per liberarti da queste catene, per riconfigurare la tua mente subconscia e allinearti con l'abbondanza, la gioia e il successo che meriti? Ecco esattamente ciò che l'Ho'oponopono può offrirti. Il mondo che ci circonda è come uno specchio che riflette la nostra realtà interiore. Le lotte, le sfide e le insoddisfazioni che viviamo sono solo riflessi delle credenze e dei programmi che risiedono nel nostro subconscio. Fino a quando non affrontiamo e trasformiamo questi modelli radicati, continueremo ad attirare più delle stesse esperienze nelle nostre vite. Ed è qui che entra in gioco l'Ho'oponopono. Questa antica pratica ci insegna che assumendo la piena responsabilità della nostra realtà e praticando un perdono radicale,
possiamo liberarci dai ricordi negativi che ci trattengono. È come premere il pulsante reset sulla nostra mente subconscia, consentendoci di iniziare da zero e manifestare la vita che davvero desideriamo. Potresti chiederti, ma come faccio esattamente a riconfigurare la mia mente subconscia? Non è complicato. La bellezza dell'Oponopono risiede nella sua semplicità straordinaria e nella profondità del suo potere. Secondo Joe Vitale, un autore ed esperto rinomato in questa pratica, tutto ciò che dobbiamo fare è ripetere la frase «Ti amo». Sì, hai sentito bene. Solo queste due semplici parole possono avviare un profondo processo di purificazione nella nostra mente subconscia. Quando dici «Ti amo», invii un raggio di purificazione che penetra nella tua consapevolezza e raggiunge le profondità del tuo subconscio, dove sono custoditi quei ricordi dannosi. Questi programmi agiscono come piccoli soldati che operano in modalità automatica, spingendoti ad agire meccanicamente e in disarmonia con i tuoi veri desideri. Può sembrare incredibile, ma è proprio la semplicità di questa pratica che la rende così potente. Dopotutto, non sono spesso le soluzioni più semplici a produrre i risultati più significativi? Capisco che potresti essere scettico. Come possono solo due parole semplici avere un impatto così grande? Anche noi eravamo increduli quando abbiamo sentito parlare per la prima volta dello Ho'oponopono. Probabilmente adesso ti starai chiedendo, ma quindi, perché l'Ho'oponopono è così potente? Da sempre, l'umanità è divisa da differenze come distanze, lingue e confini politici e credenze culturali. Quando incontriamo qualcuno con opinioni diverse dalle nostre, spesso ci difendiamo e cerchiamo di far valere il nostro punto di vista. Ma il potere straordinario dell'Ho'oponopono deriva dal fatto che è un principio universalmente accettato da tutti. Tutti concordiamo sul fatto che concetti come «grazie», «mi dispiace», «perdonami» e «ti amo» sono preziosi e importanti. Se c'è una coscienza collettiva, come suggerito da Jung e da molte filosofie orientali, il potere dell'Ho'oponopono nasce dal fatto che molte persone nel corso della storia li hanno accolti come preziosi per l'umanità. Così, l'Ho'oponopono è in grado di risvegliare un livello di consapevolezza che va oltre le sue radici hawaiane e si diffonde in ogni cultura esistita sulla Terra. L'esperienza di Joe Vitale ti lascerà a bocca aperta, perché lui stesso sostiene di aver integrato il mantra «Ti amo» in varie sfere della sua vita dove si sentiva bloccato. All'inizio gli sembrava strano dover ripetere questo mantra, ma poi, improvvisamente, ha cominciato a percepire un nuovo senso di pace e leggerezza. Prima ancora di rendersene conto, ha notato cambiamenti tangibili anche nella sua realtà esterna. Le vendite del suo libro, che erano stagnanti, hanno cominciato a decollare. Le relazioni tese hanno iniziato a guarire e, incredibilmente, i tumori cancerogeni nei suoi linfonodi sono scomparsi. Lui stesso afferma che può sembrare quasi miracoloso da credere, ma è la prova vivente che immergendosi nel potere dello Ho'oponopono e impegnandosi completamente a riconfigurare il proprio subconscio, tutto è possibile. Soprattutto egli afferma che continuando a fare del mantra «Ti amo» una pratica quotidiana, la sua vita è diventata un magnete per miracoli, prosperità e armonia in ogni area. Capiamo se sei ancora scettico. Però perché non provarci? I risultati potrebbero lasciarti senza parole. Potresti pensare, ma aspetta, tutto questo mi suona molto spirituale. Devo avere qualche tipo di credenza religiosa o spirituale perché l'Ho'oponopono funzioni per me? La risposta è no. Una delle bellezze di questa pratica è che opera su un livello universale, andando oltre qualsiasi religione specifica, percorso spirituale o sistema di credenze tu abbia. Alla base, l'Ho'oponopono si concentra sulla piena responsabilità della propria realtà e sul praticare un perdono radicale di se stessi, degli altri e dell'universo nel suo complesso. Si tratta di lasciare andare giudizio, colpa e credenze limitanti che ci hanno trattenuto. Che tu ti consideri spirituale, religioso, agnostico o nessuna delle precedenti, il potere dell'Ho'oponopono risiede nella sua semplicità. Tutto ciò che devi fare è impegnarti a dire ti amo
con cuore e mente aperti. Non devi avere tutto sotto controllo o possedere una fede incondizionata fin dall'inizio. Basta continuare a ripetere il mantra e qualcosa comincerà a cambiare. Inizierai a percepire un senso più profondo di connessione con te stesso, con gli altri e con la forza divina o l'energia universale che molti credono ti circondi. Quindi, non permettere a preconcetti o credenze predefinite di ostacolarti nell'esplorare l'Ho'oponopono. Mantieni una mente aperta, affidati al processo e lascia che il potere trasformativo del Ti Amo svolga la sua magia nella tua vita. Praticarlo nella vita di tutti i giorni può sembrare impegnativo, ma è possibile iniziare con alcuni semplici passi. È importante non perdere la speranza e apprezzare i piccoli progressi con gratitudine e costanza. Puoi cominciare ripetendo il mantra fondamentale di questa pratica, sia ad alta voce che nella tua mente. Mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo. Questo mantra ti aiuta a interiorizzare concetti come il perdono, la gratitudine e l'accettazione, facendoti assumere la responsabilità delle situazioni che si verificano intorno a te, create sia consapevolmente che inconsciamente. Ogni volta che ripeti questo mantra, fallo con convinzione e rifletti sul loro significato profondo. Inoltre, cerca di stabilire un dialogo con il tuo bambino interiore e i tuoi istinti primordiali, poiché sono quelli che possono portarti felicità. Credi in un potere più grande di te, che è generoso nel perdonare i tuoi errori e ti dà la forza di accettarli, purché tu sia disposto a migliorare. Ogni giorno prova a connetterti con il tuo vero e innocente io. Non giudicarti, ma impara dai tuoi errori e festeggia le tue vittorie. Senti l'energia che scorre dentro di te e verso l'universo. Questo è ciò che l'Ho'oponopono rappresenta. I benefici dell'Ho'oponopono sono molti e includono migliore gestione della rabbia, accettazione delle emozioni negative, riconoscimento della tua forza interiore, maggiore fiducia in te stesso, migliore gestione dello stress, aumento dell'ottimismo e della produttività. Iniziando a praticare l'Ho'oponopono regolarmente, diventerai più aperto e onesto con te stesso. Le cause dei tuoi comportamenti diventeranno più chiare, aprendoti alla possibilità di migliorarti. Questa pratica è stata utilizzata con successo per aiutare persone affette da rabbia repressa, depressione e ansia. Mentre lo fai, tieni presente ogni sfida, paura o desiderio su cui stai lavorando nella tua mente. Potrebbero essere preoccupazioni riguardanti denaro, relazioni, salute o qualsiasi altra cosa che ti preme. Poi, lascia che il mantra ti avvolga, ripulendo il tuo subconscio di quei modelli di pensiero e credenze limitanti. Pensa che questa pratica semplice stia riconfigurando la tua mente in profondità, eliminando la vecchia programmazione che ti ha trattenuto e sostituendola con nuovi codici di amore, abbondanza e possibilità infinite. Accadrà tutto dall'oggi al domani? Probabilmente no. Riconfigurare anni di vecchi modelli richiede pazienza e perseveranza, ma se continui con impegno, noterai cambiamenti profondi sia dentro di te che nella tua realtà esterna. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo con chi secondo te necessita di riprogrammare la propria mente subconscia. Se hai qualche domanda oppure vuoi condividere il tuo pensiero, fallo liberamente nel box dei commenti. E ci vediamo al prossimo video.